Mettiamo per un attimo da parte i trenini, mettiamo da parte gli zoo e anche le fattorie, qua in alto. Mettiamo da parte tutto, signori, perché oggi vi voglio parlare di potenza, di un titolo estremamente bello. Si chiama... beh, ve lo dico alla fine come si chiama. Questo titolo è un puzzle game che si basa tanto sull'atmosfera, si basa tanto sul emozionare, coinvolgere emotivamente il giocatore. E secondo me ci riesce, e ci riesce anche bene. Ovviamente, signori, sto parlando di The Lost Ember. E questo è che cos'è? La nostra solita sfiga vuole che siamo italiani e quindi non siamo tra le lingue di questo titolo. È un peccato perché l'inglese per poter giocare a questo titolo è veramente importante, veramente potente, e possiamo scegliere l'audio in tedesco oppure giapponese, oppure in inglese ovviamente. Invece il testo c'abbiamo in inglese, in giapponese, in tedesco, in francese, portoghese, brasileiro e russo, oltre allo spagnolo e il coreano e ovviamente il cinese, perché i cinesi sono... in Cina sono 200 milioni di abitanti, ragazzi. In Italia ne abbiamo 60, di cui forse 5 giocano sui computer. Quindi c'è anche il cinese tradizionale. E basta. Questo, signori, come stavo dicendo, è essenzialmente un titolozzo potentissimo che si chiama Lost Ember. E io per non saper leggere e scrivere sono Mike senza nome, e senza saper leggere e scrivere voglio iniziare una nuova avventura con voi. Anzi, questo è un che cos'è, quindi non so se ci farò altri video, lo decideremo insieme, credo, spero, dipende da quanta potenza, come viene accolto dal vostro amore. E quindi, senza per leggere e scrivere, facciamo una nuova partitonza. The water will lead us, the fire will free us, and the light will guide us home. That's your way into the city of light. After you close your eyes for the very last time, you will rise into the light like a spark from a fire. All will be welcomed who follow the Yanren ways faithfully. The others, they are thrown back into this world as wild beasts. Lost embers. Hey, come back here. Kalani! Excuse me, would you maybe help me with... Oh, hey you. I just need someone to... Is there no one here that understands me? Oh! Good morning. Would you mind helping me with something? I promise it takes just a minute. E quindi, signori, eccoci qua. L'introduzione è potentissima, è bellissima, è emozionante, ma per capirla bene bisogna andare avanti. E io ovviamente un ciccinin ho provato, perché se no che razza di prova è, no? Cioè, ve lo devo spiegare, allora vi posso spiegare subito che non c'è italiano. Non c'è italiano. Imparate l'English, per favore. Vi faccio, se volete, un corso accelerated, come diciamo qua in Veneto. Un corso accelerated di English. Ma imparate lo studio English, perché è importante. Come si fa a imparare English? Ok? Prendete praticamente un foglietto, prendete delle parole che sono in un contesto, che sono ferramenta, dal fabbro, in officina, in miniera, insomma le cose di tutti i giorni che vi possono essere utili. Vi scrivete giù le parole: martello, chiodi, banane, cappelli di Mike senza nome, felpe in offerta. Scrivete queste parole in inglese, ovviamente dovete sapere cosa significano in italiano, e
Le imparate a memoria. 10 parole al giorno. Vi posso assicurare che così imparate l'English, ok? No, non studiando i verbi, grammatica e strana roba. No, quella roba no. Vabbè. Basta. Il massaggio per il sociale l'abbiamo condiviso, quindi questo pacchetto siamo noi. Usiamo il controller e appunto non c'è l'italiano, né sottotitoli, né vocale, né niente. Oh, thank you. Oh, grazie. Riesci a parlare? C'è una grotta giù dalla collina. Vai avanti, ti seguo. In poche parole, questo... Sono stato bloccato qua per anni. Sei il primo che vuole aiutarmi. Riesci a crederci? Dovrei essere nella città della luce. Avete visto l'introduzione? Hai sentito di quello? È il posto dove vanno gli spiriti, gli Yanren. Dopo la loro morte. Però sono rimasto bloccato, mi dice lo spiritello. Praticamente mi dice, sono rimasto bloccato qua, lo spiritello mi dice. Non riesco a capire per quale motivo, ma nella grotta giù dalla collina c'è un amuleto e sono piuttosto sicuro che il fatto che io non riesca ad andare in paradiso, nella città della luce, sia legato a quello. E quindi noi andiamo, signori, con questo lupacchiotto bellissimo in giro adesso e facciamo cose. E come potete vedere è tutto molto, molto zen. Possiamo saltare, fare, eccetera, eccetera. E è potente, perché ovviamente il comparto audio fa la sua parte. Avete visto sicuramente nell'introduzione il fatto che i veri Yanren, dopo la morte, se seguono le leggi degli Yanren, vanno nella città della luce, vanno in paradiso. Se qualcuno invece disubbidisce quelle regole, ritorna sulla terra sotto forma di bestia. E quindi ci ha portato qui. Hello, what's it, mi ha detto. Esaminiamo. Do you see the amulet? Vedi l'amuleto? Dice. Can you get it out? Riesci a tirarlo fuori? Io tiro sempre. Oh, grazie. Vediamo. Non leggo lo Yanren da anni. Cosa dice? Kalani. No, quello non era il mio nome. Forse non è il mio corpo. Però mi ricordo quel nome. Adesso è un momento dei brividi, ok? What? Cosa? It's you. Sei tu. The amulet. L'amuletto. That's Kalani. Il cadavere è Kalani. Wolf, il bambino che nell'introduzione è scappato via. It's time you reach the light you long for. Il tempo che raggiungi la luce. Needs your help. Questo frammento perso ha bisogno del tuo aiuto. On your way. Lascia che questo ti aiuti nel tuo percorso. E se non avete capito niente, è normale, non ci sto capendo, cioè ci ho messo un po' a elaborare il tutto anch'io, ma adesso ci arriviamo. Wolf, was that you? Eri tu, Wolf? Were you Kalani in a former life? Eri tu Kalani in una vita precedente? Ma questo vuol dire che sei stato bandito dalla città della luce. Tu sei lo spirito perduto. Forse riesco ad aiutarti a raggiungere uno spirito Yanren e un frammento perduto, un'anima perduta, vicino uno a fianco all'altro. Cioè... È inciucciato, però I just remember bits and pieces. È proprio qua il bello. I'm sure together we can figure out the way. Lo spiritello si ricorda solo frammenti, ha dei problemi di memoria evidentemente, ma insieme troveremo la via. Quindi noi praticamente eravamo il bambino che ha deciso di non seguire le vie degli Yanren, quindi adesso stiamo cercando, in poche parole, da quello che ho capito, di ritornare
nella fantastica città della luce, paradiso. We have to get you across if we're gonna get anywhere together. Dovrei farti attraversare se dobbiamo andare da qualche parte insieme. Vediamo se riesco ad aiutarti. Let me see. Lascia che veda. Ok? Lasciami vedere. English con Mike. E niente, ha tirato fuori dei porcelli. Va bene. Non ho trovato altro che questi due. Wolf, your mark. Look. Oh, il tuo marchio, Wolf. Perché adesso io. Tieni X per concentrarti. What's happening? Ma sta succedendo? Wolf? Mi sto smaterializzando, signori. E sono penetrato in un porcello. Come hai fatto questo? Adesso sono un porcello, ok? Un porcellino. Sei un soul wanderer, un'anima vagante. Cosa hai appena fatto? Si chiama vagare. Le leggende degli Yaren parlano. Narrano. We'll have to find out more about you. Come on then. Madonna, quanti porcelli che mi stanno seguendo adesso. Comunque le leggende degli Yaren appunto narrano di coloro che hanno un piede nella luce e un piede sulla terra. E forse io non sono destinato a tornare nella città della luce, ma dobbiamo scoprire ancora altre cose. Altre cose bellissime. Questa ovviamente è la parte introduttiva, parte tutorial, parte bellissima che praticamente ci permette di mangiucchiare con i porcelli, ci permette di sederci, di fare cose. Tac. Ecco qua, e si è messo a dormire. Perché possiamo farlo, non perché sia utile a qualcosa. E quindi sì, adesso abbiamo le gambine corte. Ed è qua che interviene appunto la parte del puzzle game. Perché dovremo assumere forme diverse in zone diverse. E dovremo fare cose diverse in momenti diversi. Usciamo da qua. Guardate la potenza. Mi ricorda Pino, mi ricorda. Moon Eyes Lost Ember. Il frammento, lo spirito perduto. Capitolo 1, Light and Dark. We're coming closer to the barrier that's keeping me here. I haven't been able to leave this place for ages. Maybe you can find a way through. Ah, sono tornato a me stesso. Ho abbandonato praticamente il porcello. E niente, lo spirito ci ha detto che ci stiamo avvicinando a quella che è la barriera che lo ha tenuto per tutti questi tempi intrappolato qua. Forse io riuscirò a dargli una mano. Ovviamente guardatevi questa scena, questa musica, questa potenza. Ovviamente all'interno del gioco ci sono notevoli elementi di design. Ovviamente dobbiamo trovare reliquie, dobbiamo trovare, cioè è proprio un gioco zen, signori, capite? Se volete tornare dal lavoro, da scuola, da fare i compiti, da fare la lavatrice e mettervi lì a rilassare un ciccenin, questo è un gioco fantastico. Ogni tanto possiamo premere appunto il pulsantone per chiamare il nostro compagno che ci parla. Hai visto? Is that a fire? È un fuoco? Let's check it out. Andiamo a controllare, capito? Ci dà dei suggerimenti, però Mike ha visto che c'è qualcosa qua invece. Cosa c'è? Broken Hammer, ah, un'altra reliquia. E possiamo aprire e vedere appunto pezzi di storia. Avviciniamoci al fuego, che c'è la barrier. Quindi, reveal. What is that? Cos'è? I think we're seeing the past. Vediamo il passato. What are you doing this? L'hai attivato te, Wolf? Yes, do you see the amulets? They're clearly Yanrana. Vedi i loro amuleti? Sono la nostra gente. Figli dell'imperatore. Dove stavano andando? Ossia, ma questo è morto. Svenuto. Trafitto. Oh no. Oh no! I banditi! That's Kalani. È Kalani! That's her. I mean you again. Oh, sei tu.
Ok, ero un brigante. Ecco perché sono morto da Stromboli. So you were a bandit. Aha. I suppose that this has to have something to do with why you're not in the City of Light. Presumo che c'entri col fatto che non sei ovviamente in paradiso. Interessante. I can find out more about you. I'm sure I can help you out of here. Dobbiamo scoprire altre informations. How did that happen? Was that the memory? Wolf, do you think that means I can leave? Tu puoi andartene, come sì, on, bello. Let's try it. Andiamo! You did it. I'm free? Sono libero? Beh, fino alla prossima barriera, sì. Now I can show you the way. Come on. Posso farti vedere la strada verso la luce. Andiamo. Sei sicuro che sono indicazioni? Metti Google Maps, per favore, baby. Che sennò qua ci perdiamo entrambi. Vado a focus. Pieno di porcelli. Sì. Dammi un porcello. Questo voleva scappare, maledetto porcello. Tieni schiacciato A per rotolare. Andiamo, porcelli, via, via. Che bello, rotolando come un porcello. Quando si dice rotolare come un porcello, no, signori? Tac. Ciao, boys. Fatemi mangiare un ciccino di qualcosa, che c'ho fame. Andiamo. Dov'è il tronco dell'albero qua che bisogna rotolarci dentro? Eccolo qua. Tac, te. Via, giù per la collina, biatch. Che potenza. Bene. There's a crack in the wall. Let's go through. C'è una crepa. Did you know you were a bandit? I bet that must be upsetting. Boh, andiamo avanti. Grazie per il passaggio, porcello. Scusami, adesso ho bisogno, non c'ho più bisogno dei servigi. Quindi. That's the bandits again. Where are they going? Ci stanno i banditi. Dove stanno andando? Adesso scopriamolo. Adesso scopriamolo. Oh. Right. Further uphill over there. Ah, avanti sulla collina, ha detto. Bene, bene, bene. Quindi, capite, la struttura del gioco è molto intriguing, interesting, e ovviamente exploring, perché chiede ovviamente di explore tanto, perché se vuoi trovare i segreti, Mike, devi trovare reliquie e via dicendo, e via su per la collina. What are they doing? They just dump it in the river. Stan buttando i barili, maledetti. Grande Mike, sei un uccello. Sempre voluto essere un uccello. Che prepotenza, signori. Oh, non cadermi in acqua, eh. Guarda che bello. Perché devo usare il lupacchiotto se posso volare come un uccello dappertutto? Ci sta il fungo su quell'isola. Pedala, pedala, dai, 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 dai. Ci stanno i puzzle game quelli impegnativi, no? Mike deve fare l'uccello di turno per riuscire ad arrivare sull'isoletta. Bam, eccolo là, biatch. Bam. E ho trovato un altro funghetto, i funghetti quelli di Super Mario. Bene. E c'è un'altra barrier. Vai via, uccellaccio, bravo. Vattene via, vattene via. Ho visto che ci sono dei maiali se mi servono per qualche motivo. Ma nel frattempo noi siamo scesi in violenza dalla collina. Andiamo in giù di qua. Ecco il barile. Oh, they were using the river to transport the barrels they stole. Usavano i Madonna. Usavano il fiume per trasportare barili rubati. Non ero mica scemo da quando ero umano, eh. Look, the barrier that held me back. È la barriera che ti ha bloccato. It only grew larger.
Ok, adesso è più grande. Ho capito, baby, ho capito. Eccoci, un altro fuego trovato, explorandos, ovviamente. The bandits camp. Did you live back here? Allora, ci sono delle altre prove che noi possiamo trovare solo sniffando. E sniffiamo allora. Wow. Madonna, quanti banditi che c'erano. Non c'erano più banditi e gente buona. E sono io il boss? Guarda, guarda che scena. Seems like you were their leader. Ero il loro capo. E chi è costui? O costei? On her amulet. It's Wayla. Si chiama Wayla. È una lei. See? We weren't all bad. You did care for her. I'm sure there's a way for you to redeem yourself. Did you hear that? I think that did it, Wolf. Come on, let's check the barrier. Quindi viene fuori che non eravamo proprio delle personcine del cazzen. Però siamo morti male. Quindi questo gioco. Another one of these fires at the other end there. Alla fine è un viaggio, signori. È una potenza estrema questo titolo è. Bam! Rompiamo un'altra barriera. Entriamo e diventiamo una. Un colibrì! What the fuck? Cosa dovrei farmene di questo? Wow! Su e giù! Wow, Mike! Wolf, your memory of the past. I think I know why I'm still here. Lui sa perché è ancora qua. Io non ho capito niente, ma lui lo sa. I'm your spirit guide. Sono il tuo spirito guida per guidarti alla città della luce. Devono aver trovato del bene in te. Ed è per quello che io non sono nella City of Life. Questo è meglio di Microsoft Flight Simulator, biaces. E niente, cioè a uno gli viene voglia di andare avanti e scoprire, vedere. E trovare ancora più cose potenti e capire perché siamo diventati dei banditi, perché stiamo cercando di derubare per salvare altra gente, perché ci sono 50.000 perché, signori, ma sapete che il tempo è quello che è e io ovviamente vorrei concludere qua questo episodio, ovviamente non spoilerando troppo di questa potentissima storia. E ci stanno due fuochi adesso, sembra che siamo tipo in Sud America dove ci stanno gli aztechi. Guardate che bella scena. Madonnina santa. È bello sto lupacchiotto così. A me piace lo stile artistico, lo stile grafico. Mi piace assolutamente, cioè. E quella città della luce non credo che sia una cosa tangibile, però si sa mai. Ed è subito capitolo 2, accendere il fuoco. I'm so glad I found you. Sono contenta che ti ho trovata. Non riuscirei a sopportare sta cosa senza te. Lo so, sento la stessa cosa. Look at our village. Guarda questo villaggio. Lifeless and sick. Malato. We can't just watch any longer. We need to do something. Ah, e si infittisce ulteriormente l'inciù la storia.
E quindi, signori, io direi che vi saluto. Vi ringrazio per la potenza. E se vi è piaciuto, spolliciatemelo. Ci vediamo prossimamente, ovviamente, con nuovi potentissimi video. Mike senza nome, passo e chiudo. Ciao.